c'è un luogo che mi affascina dell'antica Mercurialis. Questo è il viale dedicato al santo patrono, che tutti amichevolmente indicano come il viale. Fusti dei maestosi platani che con i rami si allungano al cielo d'inverno restituiscono la dimensione di un cosmo del quale è mistero e grazia farne parte. Nei mesi tiepidi della primavera, il viale è un'oasi piacevole dove trovare ristoro, ma la stagione estiva è il momento magico in cui esso si plasma nel palcoscenico ideale delle più interessanti manifestazioni artistiche, culturali e musicali. Choose you now into my life. Wanna be a butterfly. Città immersa nel verde, fa parte del parco regionale del Partenio insieme ad altri 21 comuni. Il primo tesoro che incontro è quello che definirei il salotto della città, la villa comunale, dove d'inverno ma anche d'estate si possono trascorrere delle bellissime giornate. Andiamo a vedere. Alla memoria di Arnaldo
Mussolini, 1932. All'interno del borgo medievale si possono visitare antichissime chiese come quella della Concezione e la chiesa di San Giovanni Battista del 1102, al cui interno sono conservate tele di grande valore. All'interno della chiesa di San Pietro e Paolo invece si trovano i resti dei tre martiri, patroni del paese e anche della città capoluogo, Modestino, Fiorentino e Flaviano. Secondo una leggenda, la chiesa fu costruita sul tempio di Castore e Polluce, simbolo dell'amicizia indissolubile. Spesso nell'antichità che a delle divinità pagane, ecco, si sostituivano in maniera indolore devozioni a santi appunto cristiani. E qui si è sempre parlato del tempio a Castore e Polluce. Certo, i documenti di questa chiesa, della fondazione di questa chiesa, risalgono all'epoca normanna, quindi alla fine del primo millennio, e questa chiesa sorge insieme al castello di Mercogliano, che appunto i cui ruderi adesso sono normanni. Ovviamente questa chiesa ha subito tantissimi terremoti, tantissimi crolli, un incendio nel 1656 in seguito alla peste che colpì Mercogliano. E il paese fu bruciato e questa chiesa insieme al paese per debellare la peste. Il terremoto del 1735, quando crollò anche la vecchia abbazia di Loreto, insomma, ha subito tantissimi cambiamenti e tantissime trasformazioni. Resta da scoprire, e questo lo faremo nei prossimi anni, abbiamo chiesto un contributo all'Europa per fare, non solo per restaurare, ma anche appunto per fare delle ricerche archeologiche sotto il pavimento, dove ci sono sicuramente i cimiteri medievali, ecco, ma probabilmente è possibile trovare anche fondamenta molto più antiche di strutture o appunto dell'anno 1000 o speriamo anche precedenti.
Un anno e mezzo fa, un annetto fa, è avvenuta questa scoperta, cioè una chiesa nella chiesa, si può dire? Sì, sapevamo che, e questo è documentato, che appunto la chiesa, questa chiesa di San Pietro e Paolo, come la vediamo, risale a dopo l'incendio del 1656. Le cronache raccontano che l'incendio colpì tutta Capocastello e quindi questa chiesa, però miracolosamente rimase intatta la cappella dei Santi Patroni, che è la cappella sulla, ecco, alla mia sinistra, nel portale di quella cappella col cancello quattrocentesco ci sono ancora, come dire, il portale è annerito dal fumo di quell'incendio, quindi diciamo quella parte della chiesa è quella quattrocentesca, però nessuno immaginava che anche, ecco, parte del muro della chiesa fosse rimasta in piedi. Un anno e mezzo fa, togliendo Santa Lucia dalla sua nicchia, mi sono reso conto che, ecco, battendo sul fondo della nicchia si sentiva un suono vuoto, e quindi ho tolto le assi che chiudevano questa nicchia e è venuta fuori una Madonna col seno scoperto, che insomma nell'atto di allattare Gesù bambino, ma ci sono anche altre figure di santi. Sicuramente appunto è questa chiesa precedente a quella attuale che poi è stata, o sono ovviamente pezzi di quella chiesa che sono stati poi, come dire, al cui interno è stata costruita quest'altra chiesa. Alle c'è la chiesa di San Francesco d'Assisi, datata 1600. Questo edificio è stato restaurato nel 1992 e all'interno contiene dipinti che raccontano la storia del poverello di Assisi.